Ciao ragazzi, bentornati al blog della Mela, 16° episodio. Quest'oggi è l'altra giornata importante, 19 giugno, uscita del nuovo iPhone 3GS, comunque ne parliamo rapidamente dopo. Inoltre ci sono ulteriori novità per quanto riguarda sia appunto iPhone sia che quanto riguarda Snow Leopard. Iniziamo subito da Snow Leopard, ricordandovi ancora questi vari prezzi che sono stati presentati il keynote Apple dell'8 giugno, indicati i vari prezzi: 29 euro per utenti Leopard, 49 dollari, scusatemi, 29 dollari, 49 dollari Family Pack, prezzo stare 129 dollari. Da fonte, leggendo nei vari siti internet Mac, si vocifera che la possibile data d'uscita dello Snow Leopard è il 25 di settembre 2009. Alcuni dicono anche il 29, comunque dal 25 al 29 di settembre 2009 c'è la possibilità di fare l'aggiornamento con quest'ultimo sistema operativo. Dopo appunto oggi, come ho detto all'inizio del blog, c'è l'uscita dell'iPhone 3GS con le varie funzioni nuove, funzionalità che avevo già presentato il giorno successivo in uno dei miei vecchi episodi, per quanto riguarda appunto il giorno dopo la presentazione del keynote. Ricordando brevemente le funzioni in più: ha la possibilità di registrare video, di poter costruire video, il controllo della voce, la fotocamera da 3 megapixel, la bussola, migliore accessibilità e integrazione con Microsoft Exchange e vabbè, e dopodiché gli altri feature che ho spiegato ieri per quanto riguarda il sistema operativo 3.0. I prezzi ve li avevo già anche detti ieri, sono sempre comunque 619 euro per quello da 16 giga e 619 euro per quello da 32 giga. Ieri non mi sono dimenticato, tra tutte le varie novità, feature che c'erano in questo nuovo sistema operativo, me ne sono dimenticato di elencarne due che, tra virgolette, non più di tanto mi hanno dato molta importanza, perché ormai mi sembra normale che ci siano. Ha il fatto che c'è una miglior cronologia delle chiamate recenti. Quando andrete a vedere nel menu telefono, saranno indicate sotto da che numero è proveniente di quel contatto, perché ad esempio se avete un contatto sia col numero di casa che col numero di cellulare, indicherà quale numero. E dopo, una volta andando a vedere all'interno della scheda, verrà indicato chiamata in entrata, non so se è possibile, chiamata in entrata, comunque viene indicato chiamata in entrata, quanti minuti si è rimasti al telefono e in quale giorno. E l'altra funzionalità è per quanto riguarda il menu foto, non so se è fattibile, dovreste vedermi il menu foto qua sotto in basso, scusatemi se c'era un'umidità un po' elevata, comunque qua sotto in basso non c'è più l'icona che collegava direttamente all'albo delle immagini, ma c'è l'anteprima dell'ultima immagine che è stata fatta. Proviamo a fare una foto. Un attimino, eccoci qua. Come vedrete, la foto si sposta e nella miniatura qua in basso, scusatemi se non è tanto a fuoco, ma nella miniatura qua in basso apparirà l'ultima foto che avete scattato. Andiamo a vederla un po' più in grande, cliccandoci sopra fa vedere l'ultima foto. Dopo si ritorna alla possibilità di rivedere il menu, il classico album fotografico, è quello qua, andare a cercare le foto. Bene, questa era un'altra novità che non avevo accennato, che avevo accennato. Nel frattempo ci sono stati anche ulteriori sviluppi per quanto riguarda il tethering attraverso appunto iPhone, dove appunto per TIM e Vodafone, cioè per TIM e Wind, no, sono già da subito utilizzabili ancora il giorno stesso dell'aggiornamento all'OS 3.0,
Per quanto riguarda invece Vodafone, ci sono stati dei problemi che comunque dopo vi farò vedere da che fonte ho attinto queste informazioni, in modo da, almeno, come potete vedere, sono fonti sicure, non sono assolutamente fonti campate in aria. Comunque per Vodafone, da inizio luglio ci sarà la possibilità di, naturalmente collegando sempre il vostro iPhone ad iTunes, verificando l'aggiornamento, verranno fatte delle modifiche al firmware del carrier Vodafone, in modo che si possiate utilizzare anche il titer, si possa utilizzare il tethering tranquillamente, no, senza fare chissà che, senza naturalmente jailbreak, oppure senza altri metodi che esistono, che se cercate un po' in internet potete trovare. La fonte appunto è maxcitynet.it. Questi sono gli altri due link miei soliti del sito internet di questo blog e il mio canale di YouTube. Andiamo insieme rapidamente a vedere, eccolo qua, un attimo che rientra. Eccoci qua, eccolo qua, maxcity.net, appunto, dove viene indicato Apple Snow Leopard il 25 di settembre. Questo è quello che dicono anche loro. Comunica che è possibile il 25 di settembre. Poi disponibilità 25, consegne stimate il 29 settembre. Questo comunque è per quanto riguarda lo Snow Leopard che avevo detto prima. Per quanto riguarda il tethering e gli MMS per Vodafone, cosa che per carità interessa semplicemente i tethering, perché gli MMS ne ho già inviati alcuni, non ho avuto nessun problema di ricezione. Il tethering invece proprio manca il menu all'interno del menu rete. Comunque anche questo sarà disponibile da inizio luglio. Hanno avuto dei problemi iniziali fin da subito, questo dice l'operatore Maxity, perciò sono loro la fonte, e si dovrebbe avere nessun costo per i clienti finali, in modo di usare i dati inclusi nel pacchetto, cioè non ci sarà le tariffe ulteriori su quel tipo di traffico. Verrà naturalmente scalato dal vostro pacchetto Vodafone, anzi no Vodafone Pack, ma Mobile Internet per iPhone che avete sottoscritto all'inizio del contratto. Basta, nient'altro. Per oggi diciamo che è tutto. Ringrazio ancora gli ultimi nuovi iscritti. Siamo a numero 17 iscritti, spero che rapidamente, non sono abbastanza scaramantico, però essere 17 iscritti mi porta un attimo, se riusciamo ad andare almeno a 18 la cosa. Fate 17 iscritti, ringrazio chi è gli ultimi iscritti: Panis89, BT2187, almeno questi sono quelli ultimi, mi pare che si siano iscritti. Speriamo di riuscire almeno ad arrivare a 18, perché 17 insomma va bene tutto, ma non è molto simpatico. Per oggi è tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!